eccolo, Luca Ward. Grazie di essere con noi in questa notte di Generazione Z. E allora, a teatro, al Sistina, con un musical spettacolare, Matilda. Una grande emozione. Meraviglioso. Ti ho visto, ma un successo clamoroso. Eh beh, sì, poi non era un titolo facile. Esatto. Ma il successo, secondo me, poi il mio modesto parere, sono questa nuvola di bambini, sono circa 16, sì, tutti fra elementari, massimo medie, che quando gli ho chiesto l'età, soprattutto insomma la protagonista, ho detto: scusate, quanti anni c'hai? 11. Ho detto: non è vero, ce n'è 50, perché hanno una potenza sul palco che sono... conquistano enorme. Chiunque. Vedi quanti ragazzi ti ho fatto trovare della Bello. Generazione Z, ci Bello. Sono le Miss, cioè Miss Campania, Miss Basilicata, e poi ci sono tutti i nostri ragazzi, Maria Vittoria, Matteo, Andrea, tantissimi altri. E insomma, adesso scatteranno anche qui un sacco di domande e di curiosità. Ma abbiamo detto Matilda? Vogliamo andare a vedere proprio Matilda? Vediamo Matilda. Guardiamo. Sì. I bambini sono dei danni. Come ti chiami? Matilda. Tu oggi hai commesso un grave errore. Matilda. Allora, non era il primo musical, adesso raccontiamo tutta la storia di Luca Ward e ve ne diremo veramente tante e anche di inedite. Non era il primo musical perché tu hai interpretato Tutti insieme appassionatamente, Full Monty, poi My Fair Lady, eccetera, però questo ha avuto qualcosa di diverso. Che cosa? Questo è una sfida. Una sfida sia per i giovani ragazzi che sono chiamati a fare delle coreografie veramente complesse e anche una prosa difficile da fare. Loro sono praticamente sempre in scena, quindi 2 ore e mezza sempre in scena. Per quanto mi riguarda, sicuramente la difficoltà di fare, intanto non il ruolo da cattivo, perché io in TV faccio solo i cattivi. È solo i cattivi, appunto. È la pace. Dicevo Russell Crowe. Però il problema è che qui ci sono le tette, c'è il davanzale, c'è la femminilità, donna. Comunque è una donna. Certo. E interpretare una donna non è così semplice. Non ti era mai capitato? No, assolutamente. Mai, la prima volta in assoluto. La prima volta, tanto che all'inizio avevo detto: no, guarda, io non credo di essere in grado di fare. L'hai detto a Massimo Romeo sì, Pipero? Sì, sì, a Massimo Romeo Pipero. E come l'ha presa lui? Lui mi ha detto, dice: se ci sei tu lo faccio, se altrimenti no. Uomo così tosto, determinato. Eh beh sì, lui è un produttore abbastanza, cioè lui è convinto delle sue... convinzioni, e devo dire che c'ha ragione, c'ha perché ragione. Poi ha riportato il Sistina ai fasti di un tempo. Dei tempi di Garinei e Giovanni. Esatto. Allora, cominciamo a raccontare la storia di Luca Ward. Quando nasce la passione per questo mestiere? Io non lo so, ho cominciato a 3 anni qua, a Via Teulada, facevo il papà di Paolo, il figlio di Paolo Stoppa, nel Demetrio Pianelli. Avevo 3 anni e quello è stato il mio inizio nella televisione. Poi ho seguito La Freccia Nera, Il Conte di Montecristo, Le Stelle Stanno a Guardare, insomma ne ho fatti diversi. Poi però all'epoca era disdicevole andare in TV. Perché? È perché i bambini all'epoca dovevano studiare e giocare. I miei genitori furono richiamati dall'istituto scolastico e l'istituto chiese basta. E siccome noi non lo facevamo perché ci piaceva in realtà, sì, era un gioco, però facevamo per dare una mano a mamma e papà, che non erano attori famosi e non si arrivava neanche alla metà del mese. Con il lavoro mio e dei miei fratelli riuscivamo ad andare avanti un pochino meglio. Allora io dissi a mio padre, io papà, facciamo una cosa, famo il doppiaggio, così non mi riconoscono e va bene. E lui mi disse, sì, ok, però il doppiaggio è difficile. È vero. E infatti c'aveva ragione, ci ho messo anni io a capire come funzionava. Era una schiappa, non che adesso sia, per carità, però era una schiappa totale, tanto che tutti mi dicevano: Alughi, lascia sta, non è per te. Io me ce son messo de tigna, ce l'hai fatta. Ma proprio sai quella
De Ostia, capite? Poi sono De Ostia. E alla fine poi qualche risultato è uscito fuori. Insomma. Ma Russell Crowe come nasce il doppiaggio di Russell Crowe? Russell Crowe nasce il primo film... Cosa mi devi dire al vostro segnale? Al mio segnale, Scatenate l'inferno. Scatenate l'inferno. Era quella, la battuta era famosa, quella, che poi non era così, è stata inventata poi in Italia, quella lì da Fiamma Izzo, che era la dialoghista. La battuta era, al mio segnale, scatenate i cani. Che io mentre stavo lì, io, a parte ci stanno i molossoidi, c'era un cane solo, era il pastore tedesco, io, scatenavo, che scatenavo. E Russell Crowe io l'ho incontrato la prima volta in L.A. Confidential, dove però faceva un ruolo molto piccolo, con Ferruccio Amendola, che era direttore, e mi disse: guarda, questo attore lo devi fare tu, lo so che non è un ruolo da protagonista, tu fai i protagonisti, però questo, fammi il favore, lo devi fare tu. E andai a fare questo Russell Crowe, che però mi piaceva, dico, mazza, è bravo questo, strano che non faccia, no? Era già, insomma, grandicello, non era ragazzino. E poi arrivò Il Gladiatore. E lì fecero i provini a mezza Italia e poi lui scelse la mia voce, perché c'era una certa somiglianza nella voce, ma non solo nella voce, come parole sue, interpreta come me. Come me, e quindi vero. Questo... Allora, la cosa che mi ha sempre colpito, perché tu lo sai, lo dico, diciamo, non mi fa velo il fatto di essere una giornalista, la conduttrice di questo programma, io ho sempre avuto una passione artistica, ovviamente, per Luca Ward, tant'è che tanti anni fa feci una prima serata proprio su Rai 2, Solo per amore, e nella cosiddetta giuria di allora, perché era una sorta di reality, chiamai proprio certo, Luca. Certo, vero. Ecco. Hai parlato di appunto televisione e anche una carriera solida di attore anche nelle fiction, e allora guardiamo un po' Luca Ward. L'ha preparato per noi il nostro capoautore Simone Di Carlo. Succede che escano servizi fotografici falsi. Poi questo non vuol dire che io abbia ucciso Liviana. Solo tu sai quello che è successo. Quello che è successo è successo. Non posso costringerti ad amarmi. Devi scegliere liberamente. Dovrai imparare ad amarmi. Io non ho paura di nessuno. Neppure io. L'unica cosa in cui siamo uguali. Forse. Che cosa vuoi? Intanto voglio entrare. E subito, visto che non sono in forze. Dai, entra. Cerca di avere più rispetto per il mio lavoro, anche se è un lavoro umile. E cerca di avere più rispetto per me. Eccolo qui. Luca, a questo punto della tua esistenza, tu ti senti di essere più in credito o in debito rispetto a quanto hai avuto dalla carriera? Io ho avuto tantissimo. Hai avuto tantissimo, no, io sono d'accordo con te. Io ho avuto veramente tanto, ho fatto dei ruoli meravigliosi, ho lavorato con dei grandi registi. Al doppiaggio li ho conosciuti tutti, da Fellini, Zeffirelli, Antonioni, tutti. Io ho lavorato con i più grandi attori della TV e del cinema italiano. Sono cresciuto con loro, non ho mai fatto un'accademia, io non sono mai entrato in un'accademia. Mi dici, lei usa il metodo Stanislavski, io vado a vedere se nel telefono ce l'ho nella rubrica, non so chi sia Stanislavski, capito? E infatti quando siamo a cena con i colleghi, gli amici, quello che dice, ah, io ho fatto l'accademia d'arte drammatica Silvio Nemico di Marzo, e vado al bagno, perché di che stiamo a parlare, no? Bravo! Però ho avuto quando tantissimo. Quando uno ha l'arte nel sangue. Ma no, è stata te. Fortuna, guarda che io ero una schiappa totale. Ma quando? Credimi, una io sono totale? Sempre stato scusa, schiappa. Ma sì, quando? No? Ma quando ero piccolo probabilmente non. Dai. Io quando mi rivedo adesso. Ma io non ci credo. Ma sì, no, non ero capace. Il doppiaggio è un mestiere incredibile, è difficilissimo. Ma raccontami un episodio allora di quando eri schiappa. Di quando ero schiappa? No, di quando ero schiappa ci vedi fu... che non te li ricordi. No, me lo ricordo, un film western. Stai mentendo, film... No, stai giocando. Un film western con il direttore di doppiaggio era Giorgio Piazza, un gigante, e mi mise su questo giovane cowboy. Io ero molto ragazzo e forse proprio ancora acerbo, tanto che dopo un turno di doppiaggio lui mi disse: guarda, ti devo fermare, perché se ti porto avanti rischio di farti del male, non sei ancora pronto, ma lo sarai. Andai via da lì
Mettapino proprio, cioè dico vabbè, non ce la farò mai, non ce la farò mai, non ce la farò mai. Pochi mesi dopo cosa succede? Vado a fare un film, era un film, il direttore era Pino Locchi, che era la voce di Sean Connery per intenderci, e dovevo fare il solito barman, ecco il suo caffè signore, le solite battute che facevo io. Vado al leggio e faccio la battuta, prego signore, ecco il suo caffè. Si accendono le luci. Di solito si accendevano sempre fra una scena e l'altra, e sento con quella voce poi: signor Ward, venga in cabina regia. Ma come al solito, mi dirà che ho sbagliato. Che te ne devi andare? Che devi andare. Arrivo, dico, mi dica, sor Locchi. Dice, guardi, la devo mandare a casa, signor. Lo sapevo. Lo sapevo. Questo non avevo. No! No, è successo qualcosa. Io non so cosa, non lo voglio sapere, ma. Quel barman lei non lo può più fare perché è alla stessa altezza dei suoi protagonisti. Io accanto avevo Roberto Chevalier e Manlio De Angelis, che erano due giganti del doppiaggio. E lì io ho capito che forse c'era una possibilità. E da lì poi, una settimana dopo, feci A 30 secondi dalla fine, che era il film di Concialoschi. Allora, se io ti dico Elisa di Rivombrosa... Ecco, Elisa di Rivombrosa, fantastico. Allora, Elisa di Rivombrosa, io sono stato l'ultimo a fare il provino. L'ultimo. Perché, diciamo, Ward, no, ma è un doppiatore. No, l'ultimo, l'ultimo. Ma quando mi hanno chiamato per fare il provino, io non sapevo cosa andavo a fare. E pensavo, dico, chissà cosa farò. Cioè, sarà sicuramente un eroe dei due mondi, che ne so, un principe azzurro, un, che ne so, un cavaliere dell'Apocalisse. No. Una iena vera, non uno cattivo, di più. E io gli dissi alla agenzia TH Torrini, dico, signora Torrini, io sono buono, io non sono capace a fare, io sono convinta che invece che tu sia un grande attore e sono sicura che tu farai questo provino benissimo. Ho cominciato a tremare come una foglia, il provino mi ha fatto fa in italiano, in napoletano, in altri due dialetti, perché voleva convincere che io ero un attore e non un soltanto una voce e un doppiatore. E poi è andata benissimo. E poi è andata bene. Poi ci sono altre fiction, per esempio c'è una fiction Rai che ti è rimasta nel cuore. La stella dei re. Scena, immaginate, un castello. Io arrivo con tutti i miei cavalieri, al galoppo, eccetera, è benissimo. Entriamo dentro, c'è il re che sta lì, eccetera, io ve la faccio corta, se no, tutti i cavalieri, e lo uccido, lo trafiggo con la mia sciabola da Baltasar, c'ho i capelli lunghi, no, bellissimo, li ho tenuti per tre mesi dopo la e poi bisognava risalire tutti a cavallo, io da terra davo la carica all'assalto al castello, tutti a cavallo e partivamo. Carica! Immaginate 100 cavalli che partono, io non ho trovato in mezzo al polverone il mio. Dico, il mio dove sta, partono tutti e io sono rimasto in mezzo così, casciavola a mano, non c'era più nessuno, eravamo partiti. Fantastico. Senti Luca, noi abbiamo detto che abbiamo iniziato oggi questo viaggio contro la rovescia per Sanremo. Tu che rapporto hai con Sanremo? Perché io adesso ho un omaggio per te. Un omaggio per te perché tu sei uomo d'amore. E quindi un omaggio per te, per tua moglie Giada, che tu sai che io amo molto. E quindi adesso c'è un piccolo contributo e quindi voglio sapere tu che rapporto hai con Sanremo. Ma con Sanremo, allora, io me lo ricordo, lo guardavo tanto con mia mamma. All'epoca Sanremo era un appuntamento importante, come lo è oggi, d'altronde. Oggi, negli ultimi anni, l'ho visto molto poco, perché io sto sempre in teatro con i grandi musical e quindi ne sento parlare o rivedo delle cose, lo seguo perché lo devo seguire, perché io sono anche la voce di Radio Italia Solo Musica, esatto, Italiana, esatto. E quindi è ovvio che ho la radio lì, faccio i collegamenti, faccio i lanci, quindi è chiaro che lo seguo. Musica Italiana.